Donne sfruttate, sminuite, sottopagate. Donne non tutelate, spesso derise, per lo più lese nei loro diritti. Sono stati toccati questi e altri temi nella conferenza Corpi e Conflitti, che si è svolta sabato 3 marzo al centro Piero Rossi di Belluno. A tenere alta l'attenzione di una sala strapiena, con molte spettatrici rimaste in piedi e nel corridoio ad ascoltare quali erano le condizioni della donna nel Novecento, anche nella cornice delle celebrazioni del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, sono state le ricercatrici Franca Cosmai dell'ISBREC e Francesca Endrighetti dell'Università di Padova. A fare i saluti introduttivi la consigliera di parità della provincia Rossana Mungello, che ha contestualizzato il problema attualizzandolo assieme ad Anna Cubattoli, presidentessa di Belluno Donna, che ha condiviso i dati più salienti dell'attività pluriennale che l'associazione sta conducendo sul territorio. Proprio Cubattoli e Cosmai hanno sottolineato quanto sia importante parlare delle lotte e delle conquiste di ieri. Beh, quanto è importante, è essenziale sapere e conoscere la storia delle donne, perché se è vero che alcuni diritti rispetto a un tempo sono stati ottenuti, è vero anche che molte cose devono essere ancora di là da venire e che deve essere comunque sempre attenta all'attenzione per non perdere le cose conquistate, non mai dare nulla per scontato. È fondamentale perché le nuove generazioni spesso sono a digiuno di quella che non conoscono la storia delle donne, le battaglie per le conquiste dei diritti, e soprattutto è fondamentale perché bisogna essere sempre vigili, i diritti non sono acquisiti una volta per tutti, ma è sempre possibile perderli, quindi bisogna essere sempre pronti e vigili a scendere in campo per difenderli. A fare gli onori di casa il responsabile del centro documentazione del CSV di Belluno, Nicola De Toffol, che ha organizzato l'iniziativa anche nell'ottica di promuovere e valorizzare la biblioteca del centro di servizio per il volontariato della provincia di Belluno.